Ben ritrovati amici ed appassionati di Fanner, è la 20ª giornata di Serie B che di fatto chiude la seconda parte di stagione. La partita di oggi qui al Pala Luis tra i padroni di casa della Luis Roma e la Zanella Cefalù è un crocevia molto importante. Con una vittoria infatti gli ospiti aggancerebbero in classifica proprio i capitolini, che però vogliono tornare a vincere a tutti i costi fra le mura amiche. Padroni di casa che come al solito si schierano con il solito completo bianco a strisce verticale blu, mentre gli ospiti con il completo a strisce verticali bianco-azzurre. Dopo la prima azione con il canestro dei padroni di casa siamo ovviamente sul 2-0 interno. Primo fallo della partita proprio della Luis, qui intanto palla gestita dal numero 21 Sodero che esce dall'area. Ancora Sodero, poi muove bene il perno, si appoggia al tabellone e trova il pari a quota 2. Faragalli è lui a gestire come al solito da playmaker l'azione della squadra romana. Qui Scuderi si isola, si prende la tripla senza troppo ritmo, la manda a bersaglio ed è il 5-2. Vediamo se i ragazzi di coach Paccarie partiranno forte, visto che non vincono in casa dalla sfida con Cassino per 87-83. Qui tripla che è un cross da parte del lungo di Cefalù, il numero 7 Malagoli. Faragalli supera la metà campo, poi palla per De Dominicis che va nell'angolo da Scuderi. Beretta si gira sulla linea di fondo, passa la palla a Scuderi che però ha chiaramente toccato la linea di fondo. E allora palla persa, la prima per la Luis in questa partita. Partita fondamentale come detto in avvio, perché con una vittoria Cefalù potrebbe agganciare a quota 20 punti in classifica la Luis, che con una vittoria invece metterebbe al sicuro per il momento il sesto posto. Qui Paparella trova il tocco all'interno dell'area, c'è però un fallo in attacco. Tecnico! E domanda scusa! Si riprende un fallo a testa, Faragalli sempre dal palleggio, il capitano della Luis, scambio con De Dominicis che aspetta l'uscita dai blocchi di Scuderi. Scuderi va da solo, circondato, bello il passaggio per Pozzetti che si avvicina, prende il tiro della media, lo manda a bersaglio. Allora 7-2 per la Luis. Sodero, nessuno si muove, vediamo se Paparella viene a prendere palla. Eccolo il numero 6, Faragalli prova a pressarlo alto, poi nuovamente Sodero, finta dietro la schiena, poi scarico per Paparella che si avvicina, prende il tiro, secondo ferro, bravo Beretta a rimbalzo a far ripartire subito Faragalli che va da Scuderi, può accelerare il numero 9, Scuderi entra nel pitturato, finta, passaggio schiacciato per Beretta che non controlla, arriva poi De Dominicis in pulizia del pitturato. 9-2, primo allungo dei padroni di casa sul più 7. Qui Cefalù prova a gestire, palla nel pitturato, viene cancellato, Tinto sotto canestro. Allora grande difesa anche da parte dei padroni di casa. Paparella in post medio per il tiro piazzato da Mollura che sbaglia, ancora a rimbalzo Beretta, poi vola Scuderi in transizione, fa tutto da solo il numero 9, sbaglia però, poi bravo ancora a rimbalzo questa volta De Dominicis, prova dall'angolo, Scuderi sbaglia, Beretta tocca ma non controlla e allora Cefalù può fermare i possessi offensivi della squadra in maglia bianca.
e provare ad accorciare, ricordiamo 9-2 il punteggio. Paparella, blocco da parte di Malagoli, Paparella può prendersi la tripla in arresto tiro, la sbaglia però, tanti errori per Cefalù in questo avvio, la Luis può approfittarne, De Dominici si rischia l'infrazione di passi, poi muove bene il perno, prova a scambiare con Beretta, aveva provato a tagliare il numero 14 all'interno del pitturato, fermato però con un fallo, e allora secondo fallo per i ragazzi di Ciabocco. Si riparte ovviamente con la rimessa e il possesso. Per la squadra di casa. Faragalli. Nel pitturato per Beretta che esce, si prende il tiro, lo sbaglia. Era un ottimo tentativo da parte delle 15, dall'altra parte Malagoli commette infrazione, ma viene chiamato il fallo a Pozzetti sul contatto, simulazione quindi tecnico e tiro libero per Paparella. Realizza il numero 6 e allora interrotto il parziale di 7-0 dei padroni di casa. Paparella, vediamo se esce qualcuno dai blocchi, è così, viene a ricevere Sodero, poi il movimento degli esterni che sono pronti a ricevere, in questo caso è Tinto che prova a servire Mollura. La palla poi verso Sodero, c'è l'anticipo di Pozzetti in fallo laterale, 6 secondi sul cronometro dei 24. Cefalù che viene comunque dalla bella vittoria in terna contro la Visnova per 81-67. Vediamo se i ragazzi di Ciabocco riusciranno a tenere botta a questo grande avvio della Luis. Qui c'è un fischio da parte dell'arbitro. Fallo da parte della difesa e allora ci saranno altri due tiri liberi questa volta e sarà nuovamente il numero 6 Emiliano Paparella a provare a realizzare dalla linea della carità. Uno su due per il numero 6, poi c'è invasione e allora possesso che sarà per Faragalli e compagni. Faragalli riesce a liberarsi della pressione altissima da parte della Zannella. Nessuno esce dai blocchi, allora forse ci sarà, eccolo, il numero 14 De Dominici sa bloccare, poi Beretta qui prova il passaggio, lo sbaglia, in campo aperto può andare Paparella, in terzo tempo sbaglia, non arriva la pulizia, a rimbalzo Faragalli può accelerare a sua volta, De Dominicis non è perfetto il controllo, la tiene comunque lì il numero 14, Scuderi chiede pazienza e soprattutto chiama il blocco da parte di Beretta, poi prova a entrare nel pitturato, passa in mezzo a due, si appoggia al tabellone, non c'è il canestro, Beretta prova con il semigancio, esce De Dominicis per Pozzetti, 8 secondi sul cronometro dei 24, Faragalli per Scuderi che commette infrazione di passi in partenza, buona difesa qui da parte di Cefalù. Sodero isolato, si può prendere la tripla senza ritmo, lunga sul secondo ferro, poi è bravo a rimbalzo Malagoli a prendere la posizione e subire il fallo di Pozzetti. Fondamentale questo in cui il numero 7 eccelle veramente in tutta
la categoria. Intanto cambia, c'è proprio Pozzetti, non un grande avvio di gara per lui dopo la simulazione e il fallo commesso in questo caso. Entra con il numero 11 Faccenda. Mollura per Paparella. Trova nel mezzo angolo Sodero che poi schiaccia nel pitturato per Mollura che viene raddoppiato benissimo, però il numero 18 si riprende la palla, scadono in 24 secondi. Grande difesa da parte dei ragazzi di Paccarie. Quasi 7 minuti giocati e solo 4 punti concessi da parte della Luis in questo avvio. Grande attenzione da parte dei padroni di casa, De Dominicis per Faragalli. Faragalli prova ad andare da solo, poi vediamo se ci sarà giocata in pick and roll, non c'è perché viene fischiato. Non viene fiscato contatto su Faragalli in realtà. E c'è un cambio allora, dentro è pronto Marcon con il numero 12 ed esce De Dominicis con il 14. Si abbassa il quintetto della Luis. Paparella raddoppiato da Beretta. Paparella va sulla linea di fondo, poi trova nell'angolo un compagno. Bella la palla qui per Malagoli che da sotto canestro trova il facile canestro del 9-6. Qui Scuderi passa sulla difesa, si avvicina nel pitturato, poi passaggio per Marcon che sbaglia da sotto, si riprende il rimbalzo, c'è fallo su di lui, il numero 12 si fa subito sentire per intensità. Due tiri liberi per il numero 12, intanto doppio cambio anche per la Zannella. Entra con il numero 10 Santiago Paparella, dunque l'altro Paparella. Dentro anche Florio con il numero 15. Cortissimo il primo tiro libero di Marcon. Dentro il secondo. Paparella per l'altro Paparella, scambiano i due, bellissimo qui il passaggio nel pitturato per il numero 6 che trova la facile realizzazione, siamo sul 10-8. Marcon qui prova ad andare da solo, però perde il possesso proprio su pressione di Santiago Paparella, entrato con il piglio giusto in questa partita, e adesso è lui a gestire dal palleggio marcato proprio da Marcon. Il numero 10, passaggio fuori per la tripla, senza ritmo, realizzata però da Mollura. E allora è sorpasso Zannella, 10-11. Beretta, consegnato nelle mani di Faragalli, poi Scuderi si muove in uscita dai blocchi, si avvicina al canestro, prova appunto il tiro in avvicinamento, Marcon. Nuovamente attento a rimbalzo, non trova il canestro, ma il fallo che gli permetterà di andare due volte dalla lunetta. Tanto cambi in arrivo per Cefalù, esce Malagoli. Mentre per la Luis rientra De Dominicis, per Malagoli è entrato il numero 0 Biordi. Dentro il primo. Dentro anche il secondo, che sta segnando tutti i Marconi in questo momento, i punti della Luis, che torna avanti sul 12-11. Florio nell'angolo trova il perfetto movimento di Paparella, che però non riesce a trovare il fondo della retina, rimbalza, è bravo proprio Biordi, appena entrato fa sentire tutta la sua intensità. Qui prova a passare in mezzo a due Paparella, il possesso rimane tra le mani di Mollura che vorrebbe prendersi il tiro, si isola con lo step back, il tiro però è corto sul primo ferro, ma Marcon a rimbalzo
Vediamo se accelera il numero 12, poi consegna nelle mani di Scuderi. Scuderi va da solo sulla linea da fondo, la tocca Paparella, poi scambio in contropiede per Biordi che da solo contro De Dominicis non riesce a passare anche lui suo l'ultimo tocco, e allora altra palla conquistata dalla difesa. Partita di grande intensità, ma dalle basse percentuali fino a questo momento. È entrato anche Difonso per i padroni di casa, è uscito Faragalli, e qui Scuderi penetra in area e con il sottomano segna un canestro importante. Paparella passa su Marcon, Paparella poi scarica, ma c'è il fallo e allora due tiri liberi per il numero 10. Bonus raggiunto da entrambe le squadre, quindi ogni fallo adesso si va in lunetta. Per Santiago Paparella, è entrato davvero molto bene dalla panchina in questo avvio, un minuto alla fine del primo quarto, intanto con Difonso dal palleggio va da Faccenda che consegna nelle mani di Marcon, poi De Dominicis, finta il passaggio per Difonso, va da solo, scarico fuori proprio per Marcon, arma la mano del numero 12 che realizza, è il 17-13. Paparella riceve nel mezzo angolo, poi rientra nuovamente all'interno del centro del parquet, scarico nell'angolo, poi palla per Biordi in post medio, tripla lunghissima molto complicata per Paparella che sbaglia, Faccenda a rimbalzo se la prende, Difonso vediamo se giocherà con il cronometro, la Luis, Scuderi chiede calma ai suoi. 8 secondi alla fine del primo quarto, Scuderi subisce il fallo, va dalla lunetta il numero 9, sfruttato il mismatch in questa occasione. Dentro il primo libero. Dentro anche il secondo e allora 19-13 sul più 6 padroni di casa. Intanto entra Bonaccorso sul parquet per Scuderi per questi ultimi secondi in cui la Luis probabilmente difenderà forte, proprio Bonaccorso qui a difendere su Paparella che va da solo contro tutta la difesa, trova un canestro impossibile, infatti non manda la palla in fondo alla retina, finisce qui il primo periodo 19-13. Tutto pronto al Pala Luis per la ripresa dei giochi in questo secondo quarto, 19-13 il punteggio dopo i primi 10 di gioco. Mollora per Paparella, viene preso in uscita da Faccenda, vediamo se Paparella lo sfida, va nel pitturato per Biordi che torna da Mollura, Mollura resiste a due contatti, prova un tiro difficile, lo sbaglia, Marcone attento a rimbalzo, accelera, salta Biordi, salta un altro uomo, poi passaggio schiacciato per De Dominicis che sbaglia ma se la riprende il numero 14, Marcone non si prende il tiro dall'angolo, torna da Bonaccorso, poi De Dominicis, palla dietro per Difonso, nel mezzo angolo gira, che è una bellezza la palla della Luis, Marcon però sbaglia il tiro aperto, aveva costruito bene qui la compagine di Paccarie. Paparella
blocco su Di Fonzo, ma esce bene a raddoppiare Marcon. Tanto c'è fallo nel pitturato da parte di Di Fonzo. Si accendono gli animi nel pitturato, sono allacciati Jordi e Di Fonzo, chiamati ora dall'arbitro. Nessun provvedimento arbitrale se non il fallo chiamato a Di Fonzo su Biordi. Allora 14 secondi sul cronometro dei 24 per l'azione offensiva dei ragazzi di Ciabocco. Paparella va da Florio nel mezzo angolo, il numero 15 deve tornare dall'altro Paparella. Blocca Biordi nuovamente su Di Fonzo, ancora una volta c'è il contatto nel pitturato, questa volta però c'è fallo in attacco proprio di Biordi su Di Fonzo. Tanto cambio, esce proprio il numero 0, entra Capitan Terrasi con il numero 32 sul parquet. Di Fonzo, consegnato di De Dominicis per il numero 19, poi ancora De Dominicis, rischia di scivolare, la riprende, poi si gira con il semigancio Mancino, sbaglia, sfortunato qua il numero 14, poi la palla in qualche modo salvata sulla linea di fondo e consegnata nelle mani di Di Fonzo, che va da solo sotto canestro, poi bellissimo lo scarico cieco per De Dominicis, che però sbaglia il tiro in terzo tempo. Paparella va dall'altro Paparella nell'angolo per la tripla aperta sbagliata da Florio. Bella quell'azione confezionata da Cefaluma, sbagliata. Paparella per l'uscita dal blocco da parte di Florio. Poi scambiano nuovamente due Paparella nell'angolo, il numero 10 si alza, spara, sbaglia a rimbalzo, però è bravo De Dominicis a prendere posizione, subisce il fallo da parte di Mollura, che aveva preso sì la palla a spicchi, ma ovviamente aveva spinto per prendere posizione. Intanto esce Faccenda, rientra Beretta sul parquet, ottima la prova del numero 11 quando è stato chiamato in causa in questo avvio di gara. Di Fonzo proprio per Beretta, spalla a canestra contro Terrasi, si avvicina, trova il fallo, sbaglia, ma avrà comunque due tiri liberi. Intanto rientra sul parquet anche il numero 9 Scuderi per De Dominicis. Su 2 per Beretta, dunque nulla di fatto, il punteggio resta invariato. Paparella, scarico per l'altro Paparella, il numero 6, poi palla nel mezzo angolo per Capitan Terrasi, che torna nelle mani del suo playmaker, gira qui bene la palla, il triangolo completo da parte di Cefalù, che sbaglia però sotto canestro con Terrasi. Poi in campo aperto Marcon prova a far volare Scuderi, c'è l'intercetto da parte di Paparella e allora si riparte con Scuderi, palla in mano, blocco da parte di Bonaccorso, Scuderi si isola uno contro uno, poi va in post medio da Beretta, si avvicina a canestro, scarica fuori nuovamente per Bonaccorso, fallo di sfondamento del numero 13. Ottima la difesa qui di Cefalù, il difensore aveva i piedi fuori dal semicerchio, dunque
Gli arbitri solitamente in questo caso premiano proprio il difensore fuori dal semicerchio. E allora Paparella è già dall'altra parte per il possesso della Zannella, passa su Marcon, poi Marcon va a cancellare Terrasi con un gesto atletico pazzesco di Fonzo per Beretta nel pitturato, spalle a canestro, si gira, prova ad appoggiarsi al tabellone, il tiro è lungo, però c'è fallo sul numero 15. L'energia di Marcon e di Beretta in questo momento sta mettendo in grande crisi la Zannella, che ha il terzo fallo di squadra in questo secondo quarto. 0-2 nell'occasione precedente per il lungo dei capitolini, vediamo in questa occasione come si comporta. Dentro il primo, intanto è pronto ad entrare Sodero per la Zannella. Due su due, massimo vantaggio dunque sul 21-13 più 8. Sodero entra al posto di Mollura. E allora Paparella subito pressato altissimo da Marcon, poi scarico proprio per Sodero, Paparella passa su Scuderi, bello qui lo scambio, ma c'è ancora una stoppata al tabellone da parte della Lussa, la terza in questa partita, che difesa da parte dei ragazzi di Paccari e di Fonso nell'angolo per Scuderi, poi Beretta, spalla a canestra, muove bene il perno, entra nel pitturato, prova il semigancio! Che canestro da parte del numero 15, e vale anche il massimo vantaggio sul più 10, 23-13. Adesso è on fire il numero 15, vediamo se Cefalù ferma l'emorragia. Paparella sfrutta il blocco da parte di Terrasi, si isola con lo step back per la tripla, lo sbaglia Marcon poi, e con il rimbalzo lungo dietro la schiena rischia l'infrazione di passi, non la commette Scuderi, in penetrazione, passa in mezzo a due, c'è il fallo subito, la realizzazione, e allora ci sarà anche il possibile gioco da tre punti. E time out, coach Ciabogo sul 25-13. Si riparte dopo il minuto di sospensione chiamato dalla panchina di Cefalù, finita a meno 12 dopo il canestro di Scuderi, che ora può chiudere il gioco da tre punti. Completa il gioco da tre punti Scuderi, e allora 26-13. Paparella contro Faragalli, che è tornato sul parquet, alla pressione alta del capitano della Luiz. Terrasi, l'altro capitano, va da Sodero contro Scuderi. Parte lo scarico nel mezzo angolo per Paparella, che si prende la bomba, la sbaglia, rimbalza ancora la Luiz. Non concede nulla, rimbalzo difensivo, la squadra di Paccari, e qui si fa toccare la palla a Scuderi. È pronto intanto De Dominicis a rientrare per Di Fonzo. Troppe guardie, giustamente, o più
per meglio dire, scusate, tanti piccoli Faragalli e Scuderi già in sul parquet. Allora Di Fonso viene sostituito per alzare un po' il quintetto. Qui c'è fallo su Faragalli, che aveva provato il tiro da tre, la tripla si è spenta sul secondo ferro. Saranno comunque tre i giri dalla linea della carità per il capitano della Luis. Tanto esce proprio Paparella, che ha commesso il fallo. Rientra Tinto con il numero 23 sul parquet. Dentro il primo per Faragalli. Dentro anche il secondo. Tre su tre per Faragalli. Massimo vantaggio 29-13 sul più 16 per la Luis, che prova a chiudere questa partita nel primo tempo, cosa che non gli è riuscita nelle ultime partite. Qui Tinto per Mollura, poi Paparella potrebbe provare il tiro da tre, se lo prende senza ritmo, lo trova di tabella e blocca il parziale di Capitolini, 29-16. Faragalli va da solo il numero 4 sotto canestro, passa sulla linea di fondo, poi si gira, subisce il fallo. Già in bonus ampiamente la Zannella, e allora altri due tiri liberi per la Luis. Nuovamente Faragalli, dopo il 3 su 3 dello scorso possesso, può allungare il numero 4 la sua striscia dalla linea della carità. Dentro il primo per Faragalli, solo due i falli di squadra commessi dalla squadra in completo bianco-blu in questo quarto. Sodero porta palla dall'altro lato del campo, palla nel mezzo angolo per Terrasi, che poi scarica per l'altro lungo, che torna da Sodero in step back. Sodero è circondato da maglie bianche, poi Tinto prova a passare, trova un buon passaggio fuori Sodero, prova una tripla, un miracolo, lo sbaglia, lascia scorrere fuori De Dominicis. Altra grande difesa dei ragazzi di Paccarie, che annuisce in panchina contento dello schema difensivo. Le maglie quando si stringono in difesa dei Capitolini è veramente dura per Cefalù. Intanto ritorna Puzzetti sul parquet ed esce il numero 13, Bonaccorso. Ottima la sua prova fino a questo momento. Qui Faragalli prova a servire Beretta, c'è però il tocco da parte di Tinto. Scuderi con la rimessa, 15 secondi da giocare. Bonaccorso, anzi De Dominicis, scusate, nell'angolo per Pozzetti, che si prende la tripla, la realizza. Eccolo l'altro massimo vantaggio dei padroni di casa, la bomba del numero 5, vale il 34-16. Biordi va da Paparella, Paparella non trova compagno, allora deve andare da Tinto, non si muove adesso la Zanella, lo fa in questo caso con il taglio da parte di Malagoli. Poi la Luis è già dall'altra parte con Faragalli da Beretta, poi consegnato nelle mani di Scuderi. Scuderi si isola, il tiro dalla media, c'è fallo, ma che giocata del numero 9, in grande forma Scuderi. È pronto a ritornare sul parquet, intanto Marcon, esce De Dominicis. Quintetto basso per Paccarie,
Contemporaneamente sul parquet il trio Marcon, Faragalli, Scuderi, poi anche Pozzetti e Beretta, fuori giocatori con più centimetri come Di Fonzo. Buonaccorso e De Dominicis e ovviamente anche Faccenda. Intanto dopo le due realizzazioni si è tornati sul più 18. Qui palla nel pitturato per Malagoli, che trova un ottimo canestro con la difesa del canestro, 36-20. ...2:48 da giocare in questo secondo parziale. Scuderi è lui a gestire l'azione dei capitolini in questa occasione. Scuderi sfrutta il blocco di Pozzetti, poi va nell'angolo per Faragalli, che scarica nuovamente con un bel passaggio schiacciato a Scuderi, che poi si fa ingolosire, entra da solo nel pitturato, la perde contro Biordi, che accelera, va dall'altra parte, ma c'è infrazione di passi da parte di Sodero dal palleggio. E allora cambio, anzi time out, scusate, da parte di Cefalù, che sembra un po' in confusione in questo secondo quarto. Solo 7 punti realizzati dagli uomini di Ciabocco, mentre sono 17 quelli messi a bersaglio da Faragalli e compagni. Terminato il time out chiamato da Ciabocco, e allora la palla in possesso della Luis dopo l'errore dal possesso. Infrazione di passi nell'occasione, Faragalli, pressione alta da parte dei Pinto, la supera Faragalli che poi scarica nel pitturato per il numero 15 Beretta, che è davvero on fire e trova un altro canestro appoggiandosi al tabellone. Sodero qui parte dal palleggio, prova a realizzare, sbaglia, e allora Scuderi già in campo aperto per Pozzetti nell'angolo da Faragalli. C'è però fischio dell'arbitro tecnico alla panchina di Cefalù, e allora Scuderi dalla linea per provare il tiro libero, e ovviamente il possesso sarà nuovamente per i padroni di casa. Scuderi sbaglia il tiro libero, sarà sempre Scuderi a battere la rimessa. Si muove Faragalli, vediamo se riceve lui, no, il passaggio è per Marcon. Tante possibilità d'attacco con i tre piccoli per Paccarier. Qui Faragalli aspetta l'uscita da parte di Scuderi, riceve benissimo l'uscita dal blocco, il numero 9, poi si avvicina, non prende la tripla, Marcon non trova il rimbalzo dopo il tiro lungo sul secondo ferro, allora accelera Paparella nell'angolo, non si prende il tiro tinto, si avvicina al canestro, prova un tiro difficilissimo, impossibile, e allora Beretta rimbalzo dietro la schiena, Scuderi non trova compagni, poi va da Marcon che non vuole prendersi il tiro, chiama il movimento nel pitturato di Beretta, Faragalli passa, scarica proprio per Beretta che prova il tiro in rovesciata. Bello si appoggia al tabellone, è il 40-20, altro massimo vantaggio per i padroni di casa, più 20 nell'angolo qui
sbaglia Tinto e allora Marcon subito in campo aperto per Scuderi con il sottomano, 42-22, sta dominando la squadra di Paccarie, time out Ciabocco. Si ritorna sul parquet, c'è stato un doppio cambio per Paccarie, dentro Faccenda e Bonaccorso. Tanto manca meno di un minuto alla fine del primo tempo, Paparella dal palleggio aspetta l'uscita dai blocchi da parte di Tinto che riceve contro Bonaccorso, rischia l'infrazione di passo numero 23, poi va da Sodero che trova il pallone per Malagoli che prova a avvicinarsi al canestro, c'è il fallo da parte di Bonaccorso. Beretta era pronto a stoppare il numero 7 ma è intervenuto il raddoppio, falloso il numero 13, allora due tiri liberi ovviamente per Malagoli. Interrompe il parziale aperto il numero 7 con questo tiro libero, 2 su 2 da parte del numero 7, 23-9 per ora il parziale in questo quarto. Tanto è tornato anche Di Fonso sul parquet, fuori Bonaccorso, stava commesso il fallo, qui Marcon va proprio dal numero 19 che aspetta e chiede ai suoi di giocare con il cronometro. Beretta per Faccenda, il tiro di Difonso la media è sbagliata, allora rimbalzo, vola Tinto che trova lo scarico nel mezzo angolo per la tripla aperta, sbagliata ancora Tinto a rimbalzo, circondato da maglie bianche, poi Faccenda sporca il pallone, 5 secondi alla fine del primo tempo, c'è concomitanza tra i due cronometri, allora sarà Cefalù a finire il quarto, palla in mano, c'è ancora un fallo da spendere prima del bonus per la squadra di Paccarie. Qui si muove bene Paparella, non c'è il fallo, Sodero passa in mezzo a due senza il fallo della difesa, Beretta prova il tiro da oltre metà campo, finisce qui il primo tempo 42-22, noi ci risentiamo per il secondo tempo. Tutto pronto per ricominciare al Palaluis il secondo tempo, si ricomincia dal 42-22 e subito una novità difensiva per Cefalù che passa a zona in questo avvio di ripresa. Qui Marcon perde palla, gli arbitri concedono la palla a due, il possesso alternato premia Cefalù. Cefalù che deve provare a cambiare in difesa proprio per rientrare dal meno 20. Vediamo se con la zona la squadra di Ciabocco riesce a riducire lo strappo del primo tempo. Qui intanto Beretta esce bene su Malagoli in anticipo. Può volare allora Faragalli che torna da Beretta, poi palla nel mezzo angolo per Marcon. Faragalli
nel pitturato ancora per Beretta, che muove bene il ferro, si appoggia deliziosamente al tabellone. 44-22 il numero 15, rinizia da dove aveva finito il primo tempo. Poi il tiro in allontanamento da parte di Mollura, che riporta i suoi sul meno 20. Sempre a zona Cefalù, 2-3 qui nell'angolo, ovviamente Marcon ha spazio, palleggio per avvicinarsi, sbaglia Marcon, Malagoli è pronto al rimbalzo, va da Paparella che accelera poi nell'angolo per la conclusione con spazio, sfortunato però il numero 23 Tinto, palla dentro fuori e allora a rimbalzo la Luz se la riprende, è già dall'altra parte con De Dominicis, stoppato, cancellato da Malagoli. La difesa zona sembra funzionare in questo avvio di secondo tempo. Malagoli, poi Mollura nel mezzo angolo per la tripla, ancora sfortunata Cefalù, seconda tripla sputata dal ferro. Marconi intanto chiama lo schema e poi consegna nelle mani di Faragalli, blocco di De Dominicis nell'angolo, Pozzetti in post medio per Beretta che però va troppo leggero con il tiro in allontanamento, è cortissimo, poi De Dominicis rischia di levare il possesso a Cefalù che per un soffio la tiene nella metà campo offensiva. Paparella, non c'è il pick and roll con Malagoli, allora giocata tra gli esterni, poi Malagoli riceve adesso, trova dalla media Sodero che realizza, 44-26 e anche Cefalù prova a rientrare in questa partita. Qui De Dominicis per Faragalli che la controlla in due tempi, poi il capitano entra nel pitturato, passaggio schiacciato per Marcon che prova a girarsi, riprende la palla ma ovviamente ha commesso infrazione di passi, se ne accusa il numero 12, allora altro recupero in difesa grazie alla zona per i ragazzi di Ciabocco, cambio per Paccarie, dentro Scuderi, fuori De Dominicis, abbassa il quintetto il coach dei Capitolini, forse per rispondere alla zona con qualche tripla in più per allargare il gioco. Paparella da Tinto contro Scuderi, bello il taglio ma bella a sua volta la schiacciata, stoppata da parte di Beretta, scusate, su Sodero. C'è comunque il possesso con 16 secondi ancora per Cefalù. Qui il fischio da parte dell'arbitro prima che l'azione parta, cioè fallo in attacco. Faragalli, Pozzetti e Faragalli ancora. Scuderi, sempre a zona 2-3 Cefalù. Vediamo se la Luz punisce con i tiri da tre, qui Faragalli si avvicina, trova il tiro cortissimo però Sodere, brava rimbalzo, poi va da Mollura che trova nel mezzo angolo con spazio Paparella che però anche se battezzato sbaglia a rimbalzo, poi Faragalli, Scuderi, Faragalli e Pozzetti, Marcon, Scuderi si muove in uscita dai blocchi, passa a Beretta, trova nel mezzo angolo Faragalli che prova a punire la zona. La palla però non entra nel canestro, dall'altra parte recupero proprio di Faragalli che era già dall'altra parte dopo la tripla tentata, sporca il pallone a Tinto e allora rimessa per Cefalù con 20 da giocare sul cronometro dei 24. Paparella, blocco da parte di Malagoli, poi Paparella va da Tinto, uno contro uno con Scuderi, raddoppiato il numero 23 che torna da Sodero, c'è però infrazione di passi in partenza del numero 21, difesa altissima da parte di Scuderi da quando è tornato sul parquet. Ancora a zona Cefalù,
zona 2-3. Marcon da Faragalli. Marcon, vediamo se gli esterni di Paccarie sfruttano la zona proposta da Ciabocco. Finora pochi triple in questo avvio di gara. Nella ripresa Beretta si avvicina, si arresta, tira e sbaglia, corto sul primo ferro. Dall'altra parte Tinto riceve il passaggio a tutto campo, poi scarica per il tiro realizzato da Mollura. Bare in 44-28 e ovviamente anche il giro dalla lunetta. Time out Paccarie con Cefalù che è tornata sul meno 16. Finito il minuto di sospensione chiamato da Paccarie, dunque si torna sul parquet sul 44-28. Manda a bersaglio Mollura che dunque conclude il gioco da tre punti, 44-29. Corsetti per Marcon, Faragalli. Poi Scuderi, non si muove nessuno, Faragalli è nell'angolo, si muove il capitano, la scarica per Pozzetti che trova la tripla aperta, la manda a bersaglio ed è 47-29, nuovo allungo da parte dei capitolini. Paparella per Sodero, poi nuovamente lo scarico per il numero 23 Tinto, che va da Malagoli, uno contro uno, spalla a canestro con Beretta, prova il tiro in semigancio, lo sbaglia, rimbalzo Beretta, perfezione e tocco di Pozzetti. Faragalli va proprio dal numero 5 che ha appena realizzato la sua tripla, dunque ha riportato i suoi sul più 18. Marcon qui sfrutta il blocco di Beretta che però è falloso e allora fallo in attacco per il numero 15, secondo fallo di squadra per la Luis in questo quarto. Tinto, poi Paparella nel pitturato, scarico nell'angolo per la tripla sbagliata da parte di Sodero, poi a rimbalzo se la riprende Cefalù che sbaglia ancora, tanti errori anche se tanti tiri costruiti in questo secondo quarto. Faragalli in campo aperto, passaggio schiacciato per il tiro da parte di Marconi che si difende con il ferro, 49-29. Dall'altra parte Cefalù accelera con Paparella, Paparella subisce infrazione di passi, grande difesa da parte della Luis e cambio in arrivo, fuori proprio Marconi che ha realizzato l'ultimo canestro per la squadra di casa, dentro per il numero 13, buon accorso. Faragalli dal palleggio, il numero 4, nel pitturato direttamente da Pozzetti che si prende il tiro dalla media, lo realizza nuovamente sul più 22, la squadra di Paccarie che questa volta sembra non voler abbassare la guardia come fatto in alcune circostanze nelle partite precedenti soprattutto con Catanzaro. Qui intanto Cefalù sbaglia con Sodero il tiro in avvicinamento,
e il sottomano successivo. Poi Scuderi chiede calma ai suoi, vuole gestire un po' di secondi, vuole giocare con il cronometro. Va da Pozzetti che trova sotto canestro Beretta, non controlla il numero 15. E allora rimessa per Cefalù. Malagoli per Tinto che subisce il fallo. Vediamo se su azione d'attacco o su scarico. Su scarico, allora si riparte da rimessa con 14 da giocare, terzo fallo di squadra per Faragalli e compagni. Qui esce dai blocchi Mollura, riceve, spara e segna il 51-32. Faragalli da Scuderi, potrebbe prendersi la tripla dai 7 metri e mezzo, la sbaglia, a rimbalzo lungo, arriva Paparella, circondato da maglie bianche, Paparella deve liberarsi della palla, non lo fa, poi trova Mollura che cerca il passaggio per il taglio da parte di Malagoli che voleva la palla invece da fermo. Mollura si aspettava un taglio sotto canestro, sarebbe stato solo il numero 7, Malagoli però non l'ha capito, allora palla persa. Una situazione di 3 contro 2 per gli uomini di Ciabogo. Faragalli, poi Nuluk per Pozzetti nel mezzo angolo per Bonaccorso, poi nuovamente Pozzetti prova un tiro difficile senza ritmo, lo sbaglia e allora rimbalzo ancora Cefalù con Paparella nell'angolo per Sodero che si avvicina, prova il tiro sfortunato, il numero 21, poi rimbalzo Malagoli è attento, realizza e poi fallo tecnico chiamato a Cefalù, fallo tecnico a Sodero, il numero 21, e allora giro dalla lunetta per Pozzetti. Sbaglia Pozzetti, c'è comunque possesso per la squadra di casa, esce proprio il numero 5, entra Beretta insieme a Faccenda sul parquet, dunque i due lunghi insieme a Bonaccorso, Scuderi e Faragalli. L'accoppiamento di Faccenda è con Sodero, dunque lo stesso di Pozzetti, Faragalli. Si avvicina, tiro dalla media, pulitissimo il movimento del capitano della Luis, 53-34. Paparella per Mollura, poi Sodero sotto le gambe, passaggio schiacciato per Mollura che ha il mismatch contro Scuderi, prova il tiro, sbaglia il numero 18, poi Scuderi se la fa toccare, ma è bravo Faccenda, sempre molto attento in questa gara, il numero 11. Faragalli nel pitturato per Beretta, poi il no look di Scuderi nell'angolo per il tiro sbagliato da parte di Bonaccorso e dopo il rimbalzo pazzesco l'errore da parte di Malagoli che commette infrazione di passi. Voleva un fallo il numero 7 per la spinta da parte della difesa, in questo caso era diventata della Luis, gli arbitri invece hanno dato solo frazioni di passi e allora palla di nuovo per la Luis. Scuderi da Bonaccorso, Bonaccorso va da numero 9 che ha ricevuto in uscita dai blocchi, poi Difonso entrato per Faragalli, Beretta circondato
poi trova il taglio nel pitturato da parte di Bonaccorso, che però non trova il canestro. Poi a rimbalzo Beretta commette il fallo su Mollura. 53-34 con 49 secondi da giocare in questo terzo quarto, raggiunge ora il bonus la squadra di Paccari, è solo a due falli, ma chiaramente ha difeso a zona per tutta la frazione Cefalù, dunque ci sta il i pochi falli commessi da Paparella e compagni. Qui Paparella proprio per Malagoli, che si avvicina, trova un tiro impossibile a rimbalzo. Sodero due volte, subisce il fallo, non trova il canestro, due tiri liberi per il numero 21. Fuori il primo. Dentro il secondo Tifonso per Bonaccorso. Scuderi, Tifonso chiama l'uscita, eccola da parte di Faccenda, che poi perde palla, c'è però il tocco della difesa. 19 da giocare con 11 sul cronometro per l'azione offensiva della Luis, quindi l'ultimo possesso probabilmente sarà della Zannella. Scuderi da Bonaccorso, poi ancora Scuderi in uscita dal blocco, va a bloccare Faccenda, poi Bonaccorso prova un tiro difficile in avvicinamento, lo realizza. 55-35. Paparella nel mezzo angolo per Mollura, che non si prende la tripla, se la prende quando è già finito il tempo del terzo quarto. Finisce 55-35 la terza frazione, noi ci rivediamo per l'ultimo quarto. Si riparte per il quarto di partita, qui Scuderi subito a ricevere da tre, corto il tiro da parte del numero 9. Paparella fa volare in campo aperto dall'altra parte Florio, che trova il facile canestro in sottomano, meno 18, poi qui pressione alta da parte della Zannella, palla a due che questa volta premia la Zannella. Dentro De Dominicis per Faccenda, intanto quintetto con Difonso, Scuderi, Marcon, Beretta e De Dominicis per Paccarie. Paparella, taglio nel pitturato da parte del numero 18, Mollura, che non trova il canestro, trova però i due tiri liberi. È partita nel modo giusto la Zannella in questo quarto periodo. Difficile recuperare il meno 20, ma già nella partita con Palestrina la squadra di Ciabocco era rientrata dal meno 18 fino al più 3. Mai dire mai quando sul parquet ci sono Malagoli e compagni. Intanto dentro il primo per il numero 18, sbaglia il secondo, rimbalzo Beretta, poi deve scaricare la palla, va da Marcon, triplicato, trova però la palla per De Dominicis, il 12. Poi Difonso per De Dominicis, fuori per Scuderi che non si prende la tripla, poi entra nell'area, nel pitturato, alza l'arcobaleno, lo sbaglia, a rimbalzo Malagoli, poi Paparella dall'esterno, Florio rischia l'infrazione, poi va fuori per la tripla dal mezzo angolo, sbagliata da parte di Cefalù, c'è il tocco di Marcon in fallo laterale. E allora altro possesso con 14 da giocare per la Zannella. Paparella pronto, la palla direttamente nel pitturato per Mollura, che passa su De Dominicis, poi scarico fuori per
Santiago Paparella esce a bloccare Malagoli, Paparella si prende la tripla, è buono il tentativo da parte del numero 10, allora 55-41, torna a meno 14 la Zannella. Parziale aperto per gli uomini di Ciabocco, Di Fonso, De Dominicis nell'angolo per Scuderi che si prende la tripla, la sbaglia, poi a rimbalzo Malagoli perfeziona il tocco da parte di Mollura. Paparella prova ad andare da solo, la perde ingenuamente, non aveva aspettato i compagni nell'occasione, accelera Scuderi per Marcon, poi dall'altra parte subito il lancio sbagliato da Malagoli, brutta palla persa dalla Zannella. Di Fonso chiama lo schema, probabilmente si muoverà Scuderi dal blocco, De Dominicis commette infrazione di passi in partenza. Intanto rientra capitan Faragalli e fuori Di Fonso. Paparella da Malagoli, poi nel pitturato per Mollura che prende posizione, prende pala e subisce anche il secondo fallo di squadra da parte della Luis. Non c'era ovviamente azione di tiro, rimessa con 14 da giocare. Florio per Paparella. Il tiro dall'angolo dall'altro Paparella, sbagliato però De Dominicis in campo aperto, Marcon, una delle sue specialità è proprio l'azione in transizione, qui però scarica per Scuderi, c'è il fallo sul numero 9, primo fallo di squadra della Zannella nel quarto quarto, tra il terzo e il quarto quarto solo tre falli commessi dalla Zannella fino a questo momento, anche per merito della zona 2-3. Faragalli nell'angolo per la tripla di Scuderi, sbagliata. Poi Paparella nel mezzo angolo per l'altro Paparella, tiro tentato con spazio sbagliato dalla Zannella, poi si fa rubare la palla Malagoli da Beretta. Faragalli chiama lo schema, solitamente è un'uscita, eccolo qui dai blocchi nell'angolo, questa volta è Marcon a usufruirne, Beretta poi sbaglia il tocco anche se non completamente, allora ci sarà rimessa laterale dopo il tocco di Paparella. Faragalli da De Dominicis, poi ancora il capitano della Luis da Marcon, isolato nell'angolo sotto le gambe il numero 12, deve prendersi un tiro impossibile, lo sbaglia. E allora possesso nuovamente per Cefalù dopo la persa della Luis. Ancora tanti minuti da giocare e ancora non è arrivata la parola fine su questa partita. Paparella da Malagoli, poi Paparella sfrutta il blocco, si prende la tripla, è corta, contatto qui a rimbalzo, bruttissimo colpo subito da Malagoli nello scontro con De Dominicis. Nulla di fatto però, fortunatamente dopo il contatto si rialzano entrambi i giocatori, c'è il fallo chiamato a Malagoli su De Dominicis, due falli a testa di squadra e possesso per la Luis. Scuderi riceve Faragalli dal palleggio, va da De Dominicis dietro la schiena, che giocata di De Dominicis, sbaglia però poi Beretta, meritava maggior sorte qui l'azione della Luis. Qui il fallo del bloccante Mollura su Scuderi, persa sanguinosissima per la Zannella. Intanto doppio cambio per la squadra di Ciabocco, dentro Sodero col 21 e capitan Terrasi col 32, fuori Paparella con il 10 e Florio con il 15.
Faragalli, De Dominicis, Scuderi, Faragalli, c'è spazio per la sua tripla e difficilmente quando ha spazio sbaglia il numero 4, 60-41. Paparella, da Malagoli, Malagoli stoppato da Marcon, qua però perde palla la Russia, ripartenza e la schiacciata qui da parte di Mollura che riporta i suoi sul 60-43. Si accende la partita al Palalus in questo finale. De Dominicis subisce il fallo, quarto di squadra. Faragalli non si prende la tripla, va da Marcon che non si prende a sua volta il tiro, ora è circondato, sbaglia il passaggio qui Leziosa, la Luis in campo aperto, il sottomano sbagliato clamorosamente da Paparella che però ha la fortuna di avere un compagno in sostegno, nel caso era Sodero, e quindi due tiri liberi per il 21. Ancora più di 5 minuti da giocare e ancora non è chiusa questa partita. Due su due per Sodero. Faragalli da Beretta. Pressione alta della Zannella. Esce Marcon, palla in mano. Va da Faragalli. Poi Marcon, Faragalli. Per De Dominicis, poi Scuderi prova il tiro, lo trova in caduta, in avvicinamento, è il 62-45, torna sul più 17 la squadra di Faragalli e compagni. Qui l'intercetto da parte di Marcon che vola in campo aperto, trova la Pimane del 64-45, anche il fallo subito, e questa è la giocata della giornata del numero 12, più 19 per la Luis. È la sua specialità la giocata in campo aperto, spesso chiusa proprio in questo modo, qui addirittura con il fallo subito. Va per chiudere il gioco da tre punti, lo completa, 65-45, a questo punto la partita è in ghiaccio. Terrasi prova il tiro, lo sbaglia, poi il tocco è di Malagoli, anzi proprio di Terrasi, e allora è rimessa per la Luis. Che giocata da parte di Marcon. Faragalli, De Dominicis, ecco Marcon, Scuderi, Beretta, Scuderi, non si prende la tripla, va De Dominicis, eccolo con spazio, Scuderi, bella la circolazione di palla, De La Luis, Faragalli sbaglia il tiro dal mezzo angolo, allora Paparella, già dall'altra parte, Mollura, non si prende la tripla con spazio, si avvicina al canestro, c'è il fallo, due tiri liberi per il 18. Tanto cambi per entrambe le squadre, entra Biordi per gli ospiti al posto di Malagoli, esce Scuderi per Difonso, per i padroni di casa. Sbaglia il primo Mollura. Sbaglia anche il secondo, Beretta a rimbalzo, la controlla, va da Difonso. Difonso sbaglia qui il passaggio, intercettato dalla difesa della Zannella che poi riparte e realizza col sottomano, time out intanto della Zannella sul meno 18. Thank you.
termine il minuto di sospensione e si riparte con Pozzetti per Difonso. Faragalli, Difonso, è lui il play, diventa la guardia il capitano in questa occasione. Pozzetti per Marcon, ha spazio per prendersi la tripla, tripla però lunghissima che non tocca nemmeno il secondo ferro, e allora Mollura nel pitturato, sbaglia però il passaggio per un tocco della difesa, se la ritrova Paparella tra le mani, c'è spazio per la tripla sbagliata con chilometri da parte di Terrasi, poi a rimbalzo lotta a Biordi, si prende il fallo e si prende anche due tiri dalla linea della carità. Sbaglia il primo, tanti errori dalla lunetta per Cefalù in questa partita. Realizza il secondo. Pozzetti da Difonso, deve uscire dalla propria linea campo, allora deve passare per Faragalli dietro la testa. Che giocata in emergenza del numero 4, consegnato poi di Marcon proprio nelle mani del capitano della Luis. Faragalli da Pozzetti, passi che muove il perno prima di palleggiare il numero 5, ovviamente c'è infrazione. Terrasi, poco meno di 3 minuti da giocare. Sodero da Biordi, qui c'è il fallo da parte di Faragalli che non tiene Paparella in bonus ampiamente entrambe le squadre già da tempo, allora altri due tiri liberi, stavolta va Paparella. Due su due per Paparella, uno specialista, il playmaker, tanto rientra Scuderi al posto di Difonso, partita non delle migliori del numero 19, sicuramente un buon primo quarto a livello difensivo, poi è calato tantissimo il numero 19, Scuderi per Marcone che invece non è mai calato tra stoppate schiacciate pazzesche, qui Faragalli. La gira per Pozzetti, eccolo Marcon sulla linea di fondo, nell'angolo per Faragalli, dietro la schiena Faragalli, ancora per Marcon che sbaglia però la tripla, a rimbalzo Biordi, fa ripartire Paparella. Paparella si prende la tripla sfruttando il blocco, è lungo però il tiro del numero 6, Faragalli rischia di perderla, non commette per un soffio infrazione di metà campo, poi Pozzetti. Ancora da Faragalli, vediamo se il tocco è proprio per Pozzetti, lo schema vorrebbe questo, però Scuderi non può passargliela, allora deve isolarsi, trova ora Pozzetti in posizione, in punta per la tripla che viene realizzata e chiude definitivamente i conti sul 68-50, Mollura. Mollura non la passa a Sodero, viene raddoppiato, perde palla, ancora Marcon dietro la schiena, accelera il numero 12 per Scuderi in campo aperto, palla per Faragalli che ha chilometri e sbaglia però non da lui questo errore. La partita è abbondantemente chiusa, però esce intanto Beretta, si prende gli applausi del pubblico del Pala Luis, entra De Dominicis. Sodero nel mezzo angolo per Terrasi, poi nel post medio riceve ma sbaglia, poi lo scarico Mollura, il debito di ossigeno il numero 18 in questo finale di gara. Partita giocata perfettamente in difesa da Faragalli e compagni, pochi punti concessi agli avversari in tutti e quattro i quarti. Pozzetti per Bonaccorso, poi Faragalli nell'angolo, ancora per Pozzetti che si ritrova la palla sulla linea di fondo, tocca con il piede sinistro la linea, palla persa per la Luis. Un minuto
minuto e 0-6 da giocare, pochi possessi alla fine della partita, che vede Luis condurre sul più 18, dunque vittoria che dà ossigeno alla squadra di Paccarie, che non vinceva in casa dalla partita con Cassino. Qui intanto canestro in avvicinamento da parte di Terrasi, capitano della Zanella, l'ultima ad arrendersi, Pozzetti per Faragalli. Faragalli passa su Sodero, poi nel mezzo angolo per Scuderi, viene a prendersi palla. Buon accorso De Dominicis, ancora Faragalli. Scuderi entra nell'area, si prende il tiro e l'arresto, che però è sbagliato. Poi Biordi non controlla, lo fa in due tempi. Qui Paparella subisce il fallo di Pozzetti. Altro giro in lunetta per il numero 6. 24 da giocare, possesso pieno. È rimasto per i capitolini. Come detto, vittoria che allontana formazioni proprio come Cefalù, che erano arrivate a meno 2 di distanza in graduatoria proprio dalla Luis, che sale a quota 22. Intanto qui infrazione nel pitturato da parte di Sodero, che addirittura ha commesso fallo. E allora si va dall'altra parte, sempre dalla lunetta. Due tiri liberi per Pozzetti. Dentro il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo per un attimo, controlla Buonaccorso, poi Cefalù. Vediamo se andrà a tirare Paparella. Si isola, si prende la tripla, difficile, lunga sul secondo ferro, lotta Scuderi, tocca Pozzetti che però nuovamente calpesta la linea di fondo. 10 da giocare, potrebbe chiudere con l'ultimo possesso Cefalù, 69-53. Paparella entra nel pitturato, alza la palla, sbaglia, poi la tiene Pozzetti e finisce qui con la Luis, che torna alla vittoria in casa per 69-53, scaccia i fantasmi della rimonta delle altre squadre, come appunto Cefalù, sala quota 22, si conferma in zona playoff e soprattutto torna a farsi sentire.